Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Non vedo l'ora di finirlo e di pubblicarlo perché sto per recensire queste spugne prodotte da RCHP. Vi faccio vedere anche il loro logo. Che cosa hanno fatto? Hanno inventato questa spugna inizialmente nel nostro campo crawler MOA. Le hanno progettate per le gomme del RC4VD Bully 2. Però, confrontandomi anche con il produttore, sono delle spugne appunto che fanno loro al momento e di loro progettazione. Confrontandomi con loro ho notato che sulla mia Voodoo ristretta, come si è visto nei video precedenti, la misura combaciava, è una misura di 129x35 e misurandola ho visto che si avvicinavano bene o male alle mie Voodoo, altrimenti bisogna comunicare al produttore su quale gomma bisogna montare la spugna e loro potrebbero farle anche su misura. Non trattano solo crawler MOA, ma trattano anche queste spugne per molteplici prodotti, quindi scaler piuttosto che variate misure, eccetera eccetera. Io mi sono permesso già di montarne una per farvi capire un attimino come viene su una Voodoo con un taglio ristretto, quindi questo è il taglio cucito più stretto che ho potuto fare su una Voodoo, e a livello di estetica a me piace tantissimo perché gli dà una bella spalla cicciona, una bella spalla, diciamo, bella gonfia, e poi si va praticamente a ristringere e a dare la forma dei 35 centimetri qua. Quindi un bel battistrada piatto che va a toccare tutto e ha una bella forma ed estetica. La morbidezza, questa la possiamo vedere solo quando si prova il mezzo. Qui ha uno spazio di gioco dove appunto può stropicciarsi in questo modo, e adesso che cosa faccio? Andrò a montare queste spugne. Il costo delle spugne, nonostante sia un prodotto progettato e autocostruito dal RCHP stesso, è un buon prezzo, parliamo di 11 euro a spugna, vengono vendute a coppie ed è un prezzo secondo me molto valido, nel senso che è alla pari con anche altre spugne. La spugna ha, come dicevo, una spalla abbastanza rigida, ha un taglio giusto e qua viene forata nella parte interna. Nella parte esterna no, ma nella parte interna viene forata per permettere poi di andare a lavorare e a prendere le prosperità del terreno con la gomma stessa. Per chi volesse saperlo, le spugne sono compatibilissime con gli inserti dei Betlock prodotti da Psychopath Crawler Parts, Pat 13, e anche con i suoi... cerchi, come avete visto qua, questi sono i cerchi di Psychopath e sono praticamente dei Corona Betlock. Combacia tutto alla perfezione. Vado a montare le ultime gomme e poi le mettiamo sul mezzo. Allora, bene ragazzi, siamo arrivati al montaggio completo. Guardate che bella estetica che hanno queste gomme con queste spugne RCHP, produttore tedesco, non l'avevo ancora detto, quindi un produttore tedesco. Come dicevo, le fanno loro su misura. Vi lascerò poi nella descrizione il link
di chi produce le spugne e il link di chi produce i cerchi, perché magari potreste essere interessati. Non prendo soldi da questa pubblicità, lo dico perché sono un appassionato e uso i materiali di questi produttori. Ragazzi, non ci resta che montarli sul mezzo. Eccoci qui, gomme montate sul mezzo. Momentaneamente le proverò e farò un video di confronto a casa mia, perché purtroppo non ho possibilità di uscire e andare al campo gara, ma arriveranno anche i video al campo gara. Intanto facciamo un giro del mezzo per vedere come vengono viste di estetica queste gomme.
Allora ragazzi, eccoci qui. Due riflessioni veloci. Ho testato queste gomme prima con le spugne che avevo prima, quindi con questa composizione, gomma rigida al centro, gomma morbida, con ovviamente l'inserto e i cerchi di Psychopath. Il mezzo è stato provato con lo stesso setup, ho solo cambiato i cerchi per una semplicità, diciamo, sul montaggio del video e non confondere le due, diciamo, spugne, però il setup è uguale. Prima impressione, ho notato che, come si vede nel video, la gomma ha una durezza maggiore e questo fa sì che il mezzo sta su bene, nel senso che non spancia la gomma, quindi rimane anche qualche millimetro un po' più alto, perché ha una spugna rigida al centro e molle all'esterno, quindi questa spugna rigida fa in modo che il mezzo rimanga un po' più alto. Un'altra cosa, non permette questa spugna che la gomma, vediamo se riesco a, la spugna non permette che la gomma si ovalizzi, cioè diventi rotonda, un po' come questa qui. È arrotondata perché la spugna morbida si schiaccia e prende la forma rotonda, rimanendo così, riempiendo bene i due lati, rimane un battistrada piatto, quindi ha più superficie, per quello che io ho visto, dove aggrapparsi, quindi il pin rimane molto disteso. Che dire, come avete visto nel video, alcuni passaggi non ho utilizzato il dig dove nel confronto l'ho dovuto utilizzare. Ha una durezza maggiore, sì, però non ho notato particolari sforzi, anzi ho notato delle migliorie, più facilità di arrampicata. Ovviamente, come dico sempre, i setup sono individuali, quindi ogni mezzo ha il suo setup. Questa spugna attualmente sul mio mezzo, provata qui a casa, perché io purtroppo arrivo da una quarantena di positività al Covid, quindi non ho potuto uscire per girare i primi video, cioè il prima. E quindi per fare un confronto a pari armi ho dovuto fare questo test sempre a casa. Io a casa ho questi quattro passaggi, li conosco a memoria, ci ho settato la maggior parte del mezzo su queste diciamo quattro parti che ho, questi quattro ostacoli. Ovviamente sulle rocce potrebbe cambiare tutto, quindi da oggi fortunatamente ho la libera uscita, posso uscire, riprenderò il lavoro e quindi potrò andare al campo gara Montezuoli, che si può dire è casa mia. So come si comporta il mezzo su quelle rocce, perché appunto dista 50 metri da casa mia. Farò un test anche lì. Abbiamo già il prima, perché abbiamo già fatto dei test con delle altre gomme, come vi ricordate nei nostri video. Quindi abbiamo già un prima e faremo un dopo con queste spugne sulla roccia. Che dire, io concludo il video dicendo che io per adesso queste spugne gli do un 9,5-10 di estetica, perché rende la gomma veramente bella. Bella formosa, bella imbottita, non ha delle pieghe particolari, il cerchio calza perfettamente. Ricordo nuovamente, io non prendo soldi per dirlo, ma mi fa piacere, i cerchi sono di Psychopath Crawler Parts. Mi trovo veramente bene, sia questi qua, sia questi qua. Sono tutte e due in carbonio e le spugne arrivano da RCHP. Ragazzi, per ora io le promuovo, non ho nient'altro da dire. Valutate anche voi dei video, anche se magari questi passaggi non sono all'ordine del giorno, perché non è roccia ma sono solo degli ostacoli. Ci vedremo quanto prima sulle rocce
vere, proprie, originali. Grazie per avermi seguito, ci vediamo ai prossimi video, un saluto a tutto e un abbraccio. Thank you.